Believe me, just watch. Bam, raga, bello in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di l'ennesimo acquisto da Lazio. Finalmente, non mi pare vero che so di sta cosa, che so di ennesimo, perché sì, la Lazio ha chiuso anche il portiere titolare Luis Massimiano, portiere portoghese ex Granada praticamente ormai, e portiere assolutamente sia comunque di livello secondo me, e anche molto giovane, classe 99. Dico di livello perché comunque sì, ho rivisto ovviamente anche le clip, ma comunque già lo conoscevo da prima, anche dai tempi dello Sporting Lisbona. È un portiere veramente comunque, un portiere che comunque ha tutte le qualità di essere veramente un portiere di livello, nel senso sia a livello di uscita che di riflessi, di parate stesse, di giocare con i piedi, uscire bene, insomma, perché ci sono anche alcuni clip che esce molto dai pali, quindi però esce con sicurezza, e quindi queste cose comunque mi piacciono, ne so, per me sono, poi comunque a me proprio Massimiano comunque è un portiere che mi piace, perché comunque l'ho detto, lo ricordo fin dai tempi lo Sport in Lisbona, l'ho visto e già là comunque dicevo che comunque era un bel portiere assolutamente. Poi ecco, non so perché è andato alla Granata, però vabbè, quelli sono altre cose, insomma. E a Lazio lo prende, la Granata intorno a una cifra, cioè una cifra intorno ai 10 milioni a titolo definitivo, e un grandissimo acquisto per la porta dopo l'addio di Stracoscia. Vai a prendere un portiere che ti può veramente durare per i prossimi 7-8 anni, ma pure 9-10, guarda, tenga di. Insomma, è un portiere veramente per me importante, comunque un gran portiere veramente. Lo prendiamo a titolo definitivo, pensavo che, perché si parlava comunque giorni fa con un prestito, un diritto di riscatto, insomma si diceva un po' che, insomma, si diceva del prestito, non si diceva di prenderlo così a titolo definitivo. Invece a quanto pare comunque la Lazio si è decisa a prendere comunque, a prenderlo veramente nel vero senso della parola, ad averlo proprio suo, e senza prestiti, senza niente, e comunque una cifra che comunque ci sta, 10 milioni, un portiere come lui ci sta solamente. E ecco, a proposito proprio di portiere, Provedella anche comunque quasi in chiusura praticamente, sta cercando di trovare l'accordo con lo Spezia, perché col giocatore c'è, si parla di 6-7 milioni insomma da dare allo Spezia, che per me sono un po' troppi, forse un po' di una cazzata, però comunque, vedi, già 6-7 milioni vanno bene, insomma, no, invece comunque sta cercando di trovare l'accordo con lo Spezia. Però comunque come due porti, come il primo e il secondo portiere, Massimiliano e Provedel, ragazzi, sono veramente due portieri che veramente vanno benissimo, perché comunque Provedel ha giocato molto bene questa stagione, comunque sì, dei gol ne ha presi, ma comunque ha fatto anche comunque delle buone parate. Massimiliano col Granata, Granata retrocesso, ma comunque la figura, l'immagine di Massimiliano, di come è lui, rimane, che è un gran portiere, che per Lazio può essere veramente molto buono, soprattutto con una difesa come Romagnoli Casale, che poi, adesso faccio anche comunque, le parlo un po' dell'amichevole di ieri, che non è proprio un'amichevole, perché vabbè, con tutto il rispetto per Lauronzo, tutto il rispetto assolutamente, 21-0, e appena è entrato Marco Santonio io proprio mi sono illuminato gli occhi, raga, mi sono illuminati, perché è un giocatore che veramente, come ho visto dai clip, ma come conoscevo già da tempo, cioè un giocatore dinamico, che con tanta corsa, che sa gestire benissimo la palla, insomma sa veramente impostare bene, ed è quello che serviva a Lazio, insomma, giovane, con queste caratteristiche, veramente giocatore top, ma questo solamente merito di Sarri, perché tu hai fatto sto mercato solo per merito di Sarri. Tu grazie a Sarri hai preso Marco Santonio, Massimiano, Romagnoli, Casale, vabbè, Gila in panchina,
Cancellieri, che comunque pure lui ha segnato una doppietta ieri. Poi me ne sto scordando un altro, per quanti ne abbiamo presi me ne sto forse scordando un altro. Cancella Marco Santoro, gira, no, basta, questi sono. Perché, poi tocca vedere Ilic se appunto, ecco, se viene, insomma, perché deve uscire Luis Alberto, bisogna vedere se entra Ilic. Se entrasse Ilic sicuramente sarebbe, comunque non cambierebbe niente, perché comunque Ilic pure lui comunque è un giocatore molto molto giovane, pure lui è comunque può veramente fare molto molto bene con Sarri e Luis Alberto. Allora io lo sto vedendo molto felice e diciamo che la situazione adesso infatti mi preoccupa un po', perché nel senso da una parte vorrei Ilic, ma da una parte comunque se Luis Alberto è felice sta in condizione come era in condizione comunque, ecco, per farvi un esempio, nella stagione 2020-2021, regà, ce n'è. E se 2019-2020 non ce n'è. Non c'è, cioè, o comunque nell'annata dello scudetto, scusate, ecco, per farvi capire meglio, nell'annata dello scudetto, quasi scudetto, anche, poi è stato il calo. Luis, se torna quello, è un Luis spettacolare. È un Luis spettacolare. Spettacolare. È un Luis. Luis è meraviglioso. Quello che se siamo abituati a vedere. Anzi, eravamo abituati, perché ho detto, come l'ultima stagione ha fatto sì e no, alti e bassi. Poi ecco, l'ultimo gol ce lo ricordiamo, quello che aveva Samp, molto molto bello. Molto molto bello. Però per me so come va a finire, per me Luis Alberto potrebbe andare al Siviglia, ma bisogna vedere comunque la cifra, bisogna vedere a quanto lo stiamo vendendo. Lo tiro poi alle 25 o 30 milioni se non mi sbaglio, e insomma bisogna vedere se il Siviglia cederà sti soldi, se cederà sti soldi si chiuderà anche Ilic e il mercato veramente sarebbe top. Top, perché veramente stai coperto molto molto bene. Poi ricordiamo che il centrocampo c'è sempre pure Basic, che pure lui ieri ha segnato, e insomma, quindi una situazione che pure al centrocampo comunque sarebbe ottima, ottima. Per il resto comunque la squadra, ecco, sempre facendo riferimento all'amichevole, giocano molto molto bene, molto molto bene, già con le idee chiare, comunque con le imbucate, con i passaggi, con tocchi di prima, comunque già che sa quello che vuole fare in campo, anche noi comunque molto molto bene, soprattutto Casale poi, e quindi molto molto bene. Anche Romero ha fatto un gol, ha fatto il primo non l'ho visto, però il secondo ha fatto un gol a giro bello bello bello. E Felipe pure comunque ha segnato, insomma. Poi doppietta d'Akpa, raga, doppietta d'Akpa Pro, doppietta d'Akpa Pro. Akpa Pro è il nuovo Luis Alberto, altro che Ilic. Akpa Pro, nuovo Luis Alberto. Vabbè, comunque stiano pure lui e molto bene anche a De Agbo, molto bene anche a De Agbo. E detto, vabbè, portiere, quelli che ci stanno fuori dal letto, che comunque vabbè, non gli ha dato un tiro, però molto molto bene. Detto, vabbè, ritornando sul portiere e chiudendo il video, Massimiano fatta, 10 milioni dati al Granada e a titolo definitivo la Lazio, preso un portiere, come ho detto, top veramente, Massimiano, e ricordiamo classe 99, quindi molto molto giovane. E detto, poi ecco, per provvedere lo Spezia si cerca l'accordo con il club, con lo Spezia, per chiudere anche la trattativa per il secondo portiere. E poi per adesso bisognerà poi vedere più avanti sempre di questa situazione, Luis Alberto, se esce, che entra Ilic è bloccato, quindi vedremo questa situazione. Raga, io sono contentissimo per Massimiano, speriamo che possa fare molto molto bene pure con la Lazio. E ma io penso che possa fare molto molto bene, quindi comunque sono contentissimo, perché è un portiere che mi piace veramente tanto. Ah, raga,
Noi se becchiamo la prossima, sempre e comunque Forza Lazio, è bella.